Mini Rece richiesta tramite Patreon da Federico Re Ferré e Alessio, quindi metto insieme la richiesta di tutti e due. Mi chiedono di parlare un attimo di V per Vendetta del 2005 di James McTeague, che era aiuto regista di Lucas e dei fratelli o le sorelle Wachowski, Matrix e in tanti altri film. Allora, va subito detto che chiaramente il film è tratto dalla graphic novel di Moore, e avendola letto il fumetto era molto più politico nel vero senso della parola, cioè la parola fascismo veniva utilizzata ogni 3x2, qui invece non viene quasi mai utilizzata. Però parliamo del film, al di là del fatto che è chiaramente inferiore comunque alla graphic novel. Ma detto questo, comunque è un film buono, un film interessante. Già negli anni 2000 produrre un film del genere è già difficoltoso, cioè nel senso che comunque è un film, mi dico un minimo la trama, in cui l'Inghilterra è praticamente dominata da una dittatura distopica modello orwelliano, con il grande John Hart che fa il cattivo, con il grande Stephen Fry che fa uno dei poliziotti, con Natalie Portman che fa la nostra protagonista, ecco Hugo Weaving che con tutta la maschera recita da Dio, specialmente in originale sentire la sua voce, perché mi pare doppiato da Gabriele Lavia in Italia, boh, non lo so. La storia appunto di questo V, che è appunto questo nostro eroe, che vuole praticamente buttare giù a furia di bombe questo antigoverno fascista, praticamente smuovendo i popoli appunto e portandoli a riflettere attraverso atti che verrebbero considerati di terrorismo. Incontra una ragazza che si chiama Eve, anche lei, che è poi Natalie Portman, che è figlia di prigionieri ammazzati e tutto il resto, non vi voglio raccontare tutto, che insomma si unisce a questo V in un certo senso, e da qui nasce una storia d'amore e tutto quello che verrà. Non vi voglio raccontare perché c'è magari qualcuno che questo V per Vendetta non l'ha visto. Ho solito detto che il film è molto interessante perché parte da un soggetto veramente micidiale. Il regista chiaramente, insieme al produttore Silver e alle Wachowski, la butta anche un po' più sull'azione, più sul thriller, la politica c'è, è un po' ammorbidita, ma il film è proprio bello, proprio prima di tutto per il personaggio, un personaggio veramente fantastico come nei dialoghi, nei movimenti, recitato veramente da Dio col corpo da Hugo Weaving. E poi è notevole come è messo in scena, ci sono dei bellissimi colpi di scena, ci sono una fotografia fantastica, i combattimenti, si nota che lui era l'aiuto regista dei Wachowski, c'ha un bello stile quasi orientale, il montaggio è ottimo, e in più il film ha la sua durata, si muove bene, ci sono quel finale, e qui spoilerizzo, con tutte le maschere di V per Vendetta che arrivano su Londra, e è una delle scene più belle indubbiamente che il genere abbia portato. Certo, il film non è sempre azzeccato, ogni tanto i tempi magari sono un po' rallentati quando andrebbe dato un po' più spinta, e a volte invece il contrario, il ritmo è un po' eccessivo quando andava rallentato. Però sta di fatto che è un film che comunque ha segnato in un certo senso un'epoca, anche perché quella maschera poi ce la siamo ritrovata da tutte le parti, insomma, dagli Eker a ben in su. E quindi cosa vi posso dire? Per me V per Vendetta è un bellissimo film politico, un bel film d'azione, un film intelligente che proviene da un capolavoro della letteratura qual è quella appunto di Alan Moore, la graphic novel, e che però secondo me merita assolutamente di essere visionato, se non addirittura di essere collezionato, perché comunque per me è un film molto interessante e rimane a tutt'oggi il miglior film di questo regista, che poi ha cominciato a zoppiare, è un beccane quasi di una. Detto questo, V per Vendetta però è per me un buon film che si guarda molto volentieri, sempre se si riesce a distaccarsi dall'opera d'arte che era appunto la graphic novel di Moore. Resta il fatto, come ho detto, che comunque che come cinema siamo su buoni livelli, io mi ci sono divertito, l'ho visto molte volte, e al cinema non mi senti assolutamente preso in giro, anche perché poi alla fine il succo del discorso di Moore nel film resta. Quindi grazie a Federico e Alessio per avermene fatto parlare velocemente, perché comunque era un film che mi avevano chiesto in tanti, e ormai sapete che alla fine mi piace, insomma.